Ragazzi, mi raccomando, iscrizione al canale gratis e campanellina. Dai, dai, che alla fine ce la fate, dai, forza, su, fondo medio orientale. Poi ora siamo passati ad un fondo medio orientale che porta i sauditi. Io lo dico a qualcuno, ragazzi, ma lo dico per voi, perché poi alla fine siamo tutti tifosi dell'Inter. Mettetevi l'anima in pace. Memorizzate questa frase, mettetevi l'anima in pace, perché qualsiasi azienda veicolo, anche se ci fosse un'azienda veicolo di mezzo, noi saremo in grado di far vedere, di spiegare che comunque i soldi sono sauditi, ci sono dietro loro all'operazione l'Inter che fa parte dello sport washing, come ti diceva il principe Bin Salman. L'altro giorno è un consorzio di fondi che fa acquisizioni di aziende, di squadre di calcio che investono nel golf e che investono nel tennis. L'Inter fa parte di questo progetto perché loro non te l'hanno detto nessuno, ma te lo dico io, perché il loro intento, tutte queste aziende che stanno acquisendo, parlo dei sauditi ovviamente, tutte queste, anche comprese le squadre di calcio, compresa l'Inter, che sarà loro, ma alla fine ci arriviamo. Devono essere, le vogliono quotare al Nasdaq, quindi Nasdaq è una borsa finanziaria internazionale, quindi loro nel 2030 l'obiettivo è per loro quotare tutte le aziende acquisite, compresa l'Inter, al 2030 al Nasdaq di Dubai. Nasdaq di Dubai è una borsa internazionale, vogliono fare concorrenza a Wall Street. Ci siamo capiti? Ve lo ripeto, mettetevi l'anima in pace perché sono i sauditi i nuovi, saranno i sauditi i nuovi proprietari dell'Inter e noi, come nessuno mai ha mai fatto su YouTube, con la struttura che abbiamo, con i mezzi che abbiamo, con le conoscenze che abbiamo, con soprattutto io sto parlando dei ragazzi ovviamente, noi riusciremo sempre a dimostrare che i soldi sono tutti dei sauditi di questo consorzio di fondi che fanno capo sempre ad uno solo. È inutile che vi faccio il nome, no? Di chi è il capo che decide. Quello che ti ha detto che continuerò a fare lo sport washing fino a quando il PIL crescerà. È lui che comanda tutto. Ci siamo capiti oppure no? Ve lo ripeto, mettetevi l'anima in pace. Saluto Fabio Bergomi che ieri su Twitter chiedete scusa a Giuscia Giuse 10. Infatti ho messo la copertina perché... Ciao Fabio, grazie. C'è sempre stata stima tra me e lui. Abbiamo fatto, sono stato ospite 2 o 3 volte sul suo programma dove abbiamo parlato di calcio, di questa cosa qui, quindi c'è stima reciproca tra me e Fabio Bergomi. Lo saluto, lo ringrazio per quel tweet perché dopo il suo tweet ieri sera mi è scoppiato il telefono. Investcorp da sola non è in grado di comprare l'Inter. I soldi che ha Investcorp sono tutti soldi di fondi sauditi. Investcorp non ha mai detto voglio comprare l'Inter. Investcorp ha detto voglio far cordata per comprare l'Inter, perché da sola non è in grado di comprare l'Inter. I soldi che sono dentro Investcorp provengono tutti dai fondi sauditi. Te mi dici, potrà essere un veicolo Investcorp? L'Inter la può comprare anche SCLMN. Sono sempre i sauditi del grande capo che si comprano l'Inter. E noi, te lo ripeto, mettetevi l'anima in pace perché noi siamo in grado di dimostrarlo, da dove vengono i soldi. Io non ne parlo più, ma sono lì seduto sul fiume, stai attento. Perché ora ci si diverte. Parte per la goduria e tutti gli interisti dovrebbero godere di una roba del genere. Per quello che riguarda poi il Nasdaq di Dubai, dove vorranno quotare l'Inter nel 2030, insieme a tutte le aziende che stanno acquisendo loro, ok? Per farvi capire chi sono, una borsa finanziaria internazionale con un quadro normativo completo che consente alle aziende di raccogliere fondi offrendo un facile accesso agli investitori. Questo vogliamo fare, 2030, quotare al Nasdaq di Dubai, sia l'Inter che tutte le aziende che stanno ormai, visto Pac-Man, te lo ricordi Pac-Man quando mangiava i pallini? Ecco, loro stanno facendo così, sia con le aziende che con lo sport.
Per quello e poi riguarda Invescop, Invescop l'ho detto mille volte, in questa operazione potrebbe fare solo ed esclusivamente dal veicolo, ma non sono loro i propri, non sarebbero loro i proprietari. Addirittura uno dei ragazzi, senza farvi nome, dice Invescop di fatto è come se fosse saudita, come il Bahrain, che sostanzialmente è poco più di una monarchia autonoma saudita. Vescorp non ha mai detto compro l'Inter, Vescorp ha detto facciamo cordata per comprare l'Inter. Attenzione, ricordatevi questa cosa qua. Tra l'altro non è riuscito nemmeno a prendere il Milan, quindi ripeto, useranno un società bene, azienda veicolo, chiamala come ti pare. Noi saremo sempre in grado di riportarvi in cima alla piramide, perché l'Inter sarà saudita. Finalmente stamattina per la prima volta ce l'hanno fatta. Dai, l'ultimo sforzo. Prima fondo mediorientale, ora dietro questo fondo mediorientale ci sono i sauditi. Quindi la cosa sembra che, a differenza di tutte le altre volte che hai visto, scoppiava la bomba, poi moriva lì, questa invece la stanno portando avanti. Ma perché? Perché ormai siamo arrivati al frontale. Zhang non ha i 400 milioni circa, sono 3,84, 3,86 da restituire, lo sappiamo tutti, quindi non ha più modo di andare avanti. Chi parlava di rifinanziamento si facesse una camomilla, perché anche qualora avesse rifinanziato a dei tassi di usura, cosa avrebbe risolto? Non puoi mettere capitali. Cosa vuoi fare? Vuoi vendere 4-5 giocatori all'anno per campare? Cioè, era impossibile andare avanti, non è più possibile. Possibile per l'Inter non è più, diciamo, l'Inter non può più resistere ad un presidente senza portafoglio, emissioni di capitali che non ci sono più. L'Inter non può più resistere facendo solo debiti, pur avendo migliorato il bilancio. Te migliori il bilancio, ma i debiti crescono giorno dopo giorno. Il debito aumenta. L'Inter è un'azienda che perde circa 15 milioni al mese. Mese dopo mese perdi soldi, non puoi metterli dentro. Cioè, c'è solo una strada. Senza soldi c'era solo una strada. Quindi siamo arrivati. Ora, io non stappo nulla, non festeggio nulla, stapperò e festeggerò quando arriveranno, perché io so che arriveranno, di più non posso dire. Cosa poi, come te lo devo concludere questo video? Te lo concludo ridicendo a qualcuno, mettetevi l'anima in pace, perché combatterete contro i mulini a vento, anche se io non ne parlo quasi più. Io commento, ho fatto questo video oggi, poi basta, oggi ne farò un altro sull'Inter, sul calcio, sulla situazione attuale, ma ricordatevi che è inutile combattere contro i mulini a vento. Mettetevi l'anima in pace. Ciao Inter!